sportivo e prendeva il manico. Manico, il manico. Ti fa vedere dove ti faccio. Snello, la prologo ci dà delle prelibatezze che vi faccio vedere. Sono sicuramente, poi comunque loro ce lo spiegheranno, dei dolci natalizi. E qui abbiamo una vastità di prodotti locali fatti con le loro mani sapienti. Il presidente con gli altri addetti che ci spiegheranno come... Buonasera, e allora come tutti gli anni, anche quest'anno le nostre socie, nonché donne, nonché cittadine snellesi hanno preparato i corna. Il classico dolce natalizio è un involucro fatto di impasto di farina e dentro c'è un ripieno a base di fichi, cioccolato, mandorle, buccia di mandarino, zuccata, aiutatemi, cannella, miele, caffè, eccetera, caffè, eccetera. Le sapienti mani delle nostre donne preparano anche i torroncini fatti sempre con la farina, con l'uovo e con lo zucchero, mandorle. Abbiamo voluto riproporre questi dolci che ormai sono un po' in disuso in questa occasione, il 24, il giorno della luminaria, in cui si concentra qui molte persone che vengono appositamente, quindi abbiamo voluto riproporre questo dolcino per non dimenticare. Tenere viva le tradizioni. Qui è rappresentato la pupa, che sarebbe la padrona di casa, quindi armata con il vestito lungo, ovviamente fatto con i biscotti, con le codette colorate, mentre qui hanno voluto rappresentare il presepio con i lumareddi, il classico lumino ad olio che serviva per illuminare le case la sera, mentre lì c'è il padrone di casa, un tanto di gilet, di giacca, e anche lui bardato a festa. Presidente, mi permetti di intervistare anche le socie per capire il loro lavoro, qual è la preparazione e tutto quanto? Per lei, tu Enza. Allora, l'impasto, vuoi sapere come vengono fatti? L'impasto è fatto di farina, uova, zucchero, lievito, ammoniaca, pochissima però di ammoniaca, e tutto poi, le formette vengono fatte tutte a mano dalle nostre socie.
quindi l'impasto viene messo all'interno di questi, di queste forme che vengono fatte, è una lavorazione tutta artigianale, manuale, delle nostre tutte socie della Prologo. Il tempo che si impiega per poter andare alla fine? Una giornata intera. Dalla preparazione poi, quindi alla cottura? Sì, la preparazione del ripieno si fa un giorno prima perché deve riposare. E poi l'indomani si fa tutto l'impasto e ci vuole una giornata intera. E dalla mattina alla sera. Quasi. Tu l'addetta allo zucchero? Ah, lo zucchero, sì, lo zucchero a velo. Viene fatto con le bianche d'uovo e si sbatte bene bene. Poi si passa di sopra e ci mettiamo... Sì, tutto a mano. Tutto a mano. E poi ci mettiamo le codette, dicono. O diavolitti, dette in siciliano, i diavolitti. Aspetta che prendiamo i diavolitti. Ecco. Eccomi qua. Queste palline colorate. Sì, sì. Ok, non vi resta che augurare allora buon appetito, saranno sicuramente squisiti. Buonissimi, bisogna okay. Assaggiare. Okay. Più grazie tardino fare l'assaggina grazie a tutti. Grazie infinita. Quindi tornate più tardino che farete l'assaggina. Grazie infinita. E allora qui abbiamo che prepariamo secondo tradizione, come quello che si preparava una volta che mettevamo dentro le botti, quando si preparava la botte per il vino. E allora abbiamo messo 50 litri di vino, 5 kg di zucchero, quindi un chilo di zucchero per ogni 10 litri di vino, le cucce di arancia, le stecche di cannella e i chiodi di calore. E una bottiglia di brandy per dare un po' di corpo. Di robustezza. Di robustezza, sì. Ovviamente tutto va fatto pulire e va fatto restringere, in modo che diventa un po' dolciastro, in modo che si possa prendere con il freddo che sta per arrivare, bollente, dolce, e quindi ritempra lo spigolo, il corpo degli avventori pirnellesi e noi. 8:30 sarà pronto. Ma c'è anche il restringimento di tutto questo vino? Certo, l'evaporazione, perché lo rende più dolce e lo rende anche più cremoso. I gradi alcolici? I gradi alcolici ovviamente li abbiamo un pochettino truppati, perché si parte da 12 gradi del vino rosso che abbiamo utilizzato, ma aggiungendo lo zucchero si sa, il grado alcolico aumenta un po', quindi andiamo a 17-18 gradi. Grazie infinite. Grazie. Chi sarà la prima parte? Ah, certo. Thank you.
camminare più piano, più piano. E tu sei un paio da capita. Del cammino che stanno ripegliando. La pallavano tutto.
Ma che per cosa? Ogni tuo vacante non c'è. Uno c'era un maglione, si volavano per i canini. Oh, raga. Io sono un sacco dannato. Non c'è problema. Dannato. Ah, perché non che ti giro, sei pezzi pure più stufa. Caghi, i pezzi più stufa. Pure caghita, no, non so piare. Se si può gli dare picca picca ora gli dà qui giorno a casa. Fammeli prendere. Ti fai una cortesia? Aspunta, salga bene. Tu metto più là. Oh, impressionante! Non ti mettere davanti, tu! Attenzione! Allora, No.
anche bene. La rasata anche a montare. Mi fa capo, la rasata c'è quello. Molto con la mano. Poco, poco, poco.